Ciao a tutti a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Vi ho chiesto su Instagram se vi avrebbe fatto piacere vedere questo genere di video, quindi sui film che vi consiglio di vedere su Netflix, specialmente in questo caso quelli che ho io nella mia lista. Per chi non avesse Netflix, ma mi sembra un po' assurdo al giorno d'oggi, soprattutto non saprei proprio cosa sia. Comunque è un sito internet, c'è anche l'applicazione per telefono, smartphone, iPad, eccetera eccetera eccetera, che appunto vi permette di creare un abbonamento mensile. Ci sono diverse tariffe a seconda di quanti schermi avete per guardarla, ad esempio io ne ho due, quindi in contemporanea possiamo guardarla ad esempio io e mia sorella insieme. È più semplice a farsi che a dirsi. Io ho un abbonamento Netflix da, non vi dico da quando è uscito perché da noi è arrivato un pochino più tardi, però mi sono iscritta quasi subito. La cosa bella è che avete un mese gratuito se ancora non avete mai fatto l'accesso, quindi insomma vi consiglio di provare perché ci sono tantissimi film, serie TV e soprattutto ne aggiungono tanti ciclicamente, quindi non sono sempre gli stessi, ed è proprio per questo che faccio questa premessa. Ad oggi è il 4 di aprile mentre io sto registrando questo video, e appunto visto che i film cambiano, io sì mi sono segnata i titoli, però può essere che magari voi vedendo questo video tra qualche tempo non troviate più appunto questi film. Però visto che non dipende da me, io il video lo faccio perché a me è una cosa che interessa tantissimo vedere. Quando gli altri consigliano comunque dei film, so che a voi piace tantissimo, vi segnate tutto quanto, quindi come me libretto alla mano. Iniziamo subito, anche perché in questo video parleremo dei film barra cartoni, e poi ci sarà invece un'altra parte dedicata alle serie TV. Vi metterò qua di fianco le copertine dei film di cui parlo, così anche se scorrete e andate avanti durante il video sapete di cosa sto parlando. Allora, il primo film sicuramente è La donna perfetta, mi piace da morire, c'è Nicole Kidman che è una delle mie attrici preferite. È un film non proprio recentissimo, ma secondo me è proprio intramontabile, tipo il Grinch, avete presente? Quindi almeno una volta nella vita lo dovete vedere perché è tanto 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 carino, vi intrattiene, non è per niente pesante, però allo stesso tempo comunque parla di argomenti belli sostanziosi, quindi super promosso, e ad ogni film cercherò di dare un voto. Per questo diciamo che siamo intorno all'8 8 e mezzo. Poi altro film, questo qui invece è originale Netflix perché Netflix da un po' di tempo sta producendo proprio dei film e serie TV a sé, invece di alcuni ha soltanto comprato i diritti, magari ha continuato a fare episodi. Comunque il film in questione si chiama Qualcuno salvi il Natale, e come potete intuire è un film sicuramente di Natale. Gli attori sono molto 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 carini, il film non è noioso, una delle mie prerogative per quasi tutti i film che vedo, perché altrimenti una palla star lì a seguire e a capire bene le dinamiche, ed è una cosa che a me piace, capire bene ogni singolo dettaglio. Infatti fatevelo dire dalle persone che vengono al cinema con me, sto lì e faccio la scaletta di ogni singola cosa che magari gli altri non vedono, ed è per questo che la maggior parte delle volte vado al cinema da sola, perché la gente non mi sopporta più. Comunque, sorvolando questo, ripeto, il film è molto carino, sia per grandi sia da vedere con i più piccoli, e per questo direi che il voto è un 7. Poi passiamo a una delle mie saghe preferite, che è Fast and Furious. Ci sono diversi film, non tutti, ho ricontrollato anche prima, però ce ne sono un bel po', quindi potete magari iniziare dal primo, anche se prima del primo ce ne sono altri, è un po' un discorso contorto. È da vedere, capisco che è un genere che non piace a tutti, neanche io sono appassionata di motori o macchine, lo guardo proprio per la storia, i personaggi, poi non lo so, dopo un po' ti affezioni, e quindi è uno di quei film un po' anche melodrammatici. Poi vabbè, gli ultimi sviluppi che non sono stati proprio positivi con Paul Walker, penso la canzone See You Again la conosciate tutti. Magari non tutti sapranno il perché di questa canzone. I film sono stupendi a mio parere, e il mio voto è senza ombra di dubbio 8 e mezzo 9. Non sono di parte. Poi abbiamo In Time, che quando ero più piccola me lo ricordo benissimo, è stato uno dei miei film preferiti. Mi aveva proprio colpita perché era un genere di film molto innovativo che non avevo mai visto prima. In realtà tuttora secondo me è abbastanza irraggiungibile. In più c'è un semi-giovane Justin Timberlake ed è bellissimo. Non vi spoilerò troppo, adesso io vi sto spiegando i film logicamente a grandi linee, giusto per farvi capire se il genere può interessarvi oppure no. Comunque questo è un film ambientato in una sorta di futuro. Voto, anche qui siamo sull'8. Poi abbiamo Step Up,
Up. Su Netflix trovate il primo Step Up, che è quello, vabbè, con Channing Tatum e l'altra ragazza che poi è diventata la moglie, che adesso non mi ricordo come si chiama, che però adesso hanno divorziato. Vabbè, peggio di Beautiful. Comunque la cosa bella degli Step Up è che non sempre ci sono gli stessi protagonisti, le storie sono quasi sempre uguali a grandi 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 linee, però sono bellissime. Soprattutto gli ultimi film hanno delle coreografie da brivido, da brivido. Ed un voto tra il 7 e l'8 e mezzo, perché appunto dipende dai vari film. Poi abbiamo Twilight. È una saga che, per chi è come me del 99-98, ma forse anche qualche anno prima, conoscerà a memoria quante volte l'abbiamo visto. Controllo un attimino quali ci sono. Allora, c'è Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn parte 1 e parte 2. Ci sono tutti in teoria? Poi se mi sono sbagliata, oh, fatemi sapere. E questi, per quanto possono essere scontati e banali, per me saranno sempre meravigliosi, li farò vedere ai miei figli. E diciamo che posso dare un voto anche qui che va dal 7 al 9, 9 e mezzo, perché comunque mi piacciono tantissimo. Il primo è quello che mi convince di meno, ed è strano perché di solito i primi sono anzi i miei preferiti. In questo caso invece più andiamo avanti più mi piacciono. Poi questo è un film super romantico, strappalacrime, quando proprio siete in preciclo, avete presente che volete farvi la buffata di gelato, ecco, perfetto. E il film si chiama Dear John, è anche qui con Channing Tatum, ho una leggera ossessione per Channing Tatum, ma è molto 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 carino. Non vi spoilerò troppo perché appunto è troppo carino e quindi ve lo dovete godere proprio dall'inizio alla fine. E il voto sicuramente è un 7 e mezzo, perché comunque ho visto di meglio, però è carino. Poi questo non c'è ancora in teoria ad oggi che io vi parlo, però ho visto sull'account Instagram di Netflix Italia che tra poco dovrebbero metterlo, ed è il diario di Bridget Jones, che è appunto il primo film. Non ho capito se metteranno anche il secondo, però apparentemente dovrebbe esserci poi in futuro abbastanza prossimo anche quello, che è un altro di quelli che mi fa più sorridere e allo stesso tempo ragionare e allo stesso tempo contiene storie d'amore. Intramontabile anche quello, dovete assolutamente vederlo, un super cult e sicuramente per quello va un 8. Poi abbiamo un film che, ragazzi, io quando avevo circa forse 11-12 anni ne andavo pazza a ripetizione. Mia madre aveva comprato la cassetta e mi si è rotta per quante volte l'ho visto, ed è un film della Disney, si chiama Missione Tata, ed è con l'attore che fa Toretto appunto in Fast and Furious, che adesso mi sfugge il nome, perdonatemi, ho un deficit con i nomi, però questo si merita la menzione, quindi lo andiamo a cercare. Ok, infatti mi ricordavo che aveva un nome che aveva a che fare col benzinaio, Vin Diesel. Vabbè, chi è che non lo conosce? Io apparentemente no, visto che non me lo ricordavo. Ed è strepitoso, dovete guardarlo assolutamente con i bambini questo, perché sono sicura impazziranno. Voto 8 e mezzo. Poi altro film degli anni 90 che era super famoso, Una scatenata dozzina. Su Netflix trovate il primo film, mentre il secondo ve lo dovete andare a ricercare, ma c'è anche il secondo. Molto carini entrambi e soprattutto molto 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 simpatico anche questo, da guardare appunto con i bimbis, però anche tra adulti, ragazzi, parliamoci chiaro, va più che bene. Direi come voto 8 per il primo e 8 e mezzo per il secondo, perché mi piace leggermente di più. Poi qui andiamo sulle cose un po' più adolescenziali, non che per ora ci siano state cose di grandi spessori, ma devo dire a mia discolpa che io spazio molto con le tematiche dei film, però ho trovato questi nella mia lista. Bratz, e voi direte, ma come c'è un film delle Bratz? Sì, ed è una live action, chiamiamola così. Devo dire che secondo me potevano impegnarsi molto ma molto di più, avevano molto materiale in mano e l'hanno sfruttato davvero poco, però anche qui film iconico, quindi Bratz, voto appunto 7. Poi questo invece è uno dei più recenti, sempre mi pare prodotto da Netflix stesso, con Vanessa Hudgens, Nei panni di una principessa. È uscito nel periodo anche qui antecedente al Natale se non sbaglio, e mi è piaciuto da pazzi. Adoro questo genere di film dove ci sono due persone uguali che si scambiano. Mi ha ricordato un sacco La principessa e la povera, non so se si chiamava così, quel capitolo di Barbie. Adoro! Si becca assolutamente un bel 8 e mezzo. Poi abbiamo Hocus Pocus. Vabbè, anche qui non penso ci sia bisogno di troppe parole. È un film Disney, però è forse più verso il genere dei bambini. Non lo so, è sempre molto soggettiva come cosa.
molto carino da vedere magari ad Halloween, una cosa non troppo macabra, non troppo horror per niente, a volte anche un po' ridicolo forse, però anche qui siamo sull'iconic. Mi spiace dare sempre gli stessi voti, ma se ho messo questi film nella lista vuol dire che mi piacciono, quindi non è che posso andare molto sotto il 7, e questo qua è uno di quelli che mi piace di più, anche perché ragazzi c'è una Sarah Jessica Parker che avrà avuto tipo 20 anni e si becca un 8 e mezzo. Poi abbiamo Ice Princess. Mi ricordo che quando lo vidi al tempo, anche qui avrò avuto 11-12 anni, facevo ancora pattinaggio sul ghiaccio, perché sì, ho fatto anche pattinaggio sul ghiaccio, e quindi non lo so, vedere questo film mi aveva convinta ancora di più che lo volevo fare, perché è un film grintoso, girl power, ma lei, la protagonista, è molto cazzuta, ecco, ed è un film che vi fa imparare, vi fa vedere che comunque la determinazione porta i suoi risultati. Voto 7 e mezzo. Poi anche qui passiamo sul iconic. The Last Song, credo l'abbiano messo abbastanza recentemente su Netflix, non ho avuto ancora il coraggio di vederlo, perché ogni volta io mi sciolgo in un mare di lacrime, non vi dico perché logicamente, perché altrimenti vi spoilerei tutto. Si becca un bel 9. Poi questo è un genere che a me piace molto, e ve l'ho anche detto in uno degli scorsi video dove appunto parlavamo di film, ed è Gods of Egypt. Adoro i film a fondo storico, soprattutto della mitologia greca e egizia, tutte queste cose un po' particolari, misteriose. È fatto bene anche a livello di grafica, effetti, che non è proprio super semplice, e soprattutto la storia non è neanche così banale. Ci sono gli dei che conosciamo, però in una chiave secondo me anche a tratti, non dico ironica, però c'è del sarcasmo, e gli attori sono top, quindi anche qui si becca un 7 e mezzo 8. Poi ragazzi, mi dispiace ripetermi, ma anche questo è un film iconico. Quanto è difficile essere una teenager, l'hanno aggiunto da poco, è un film abbastanza vecchiotto del 2004, e ritroviamo, udite udite, una giovane Lindsay Lohan, avrà avuto tipo 15 anni probabilmente, e idem abbiamo Megan Fox. Ragazzi, non la riconoscerete, ma sono loro, ed è molto carino come film, molto 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 leggero, però ce l'ha tipo l'impronta alla Mean Girls, e questo qua si becca un 8. Poi abbiamo di più recente La Bella e la Bestia, la live action, quello con Emma Watson, bellissimo, soprattutto le canzoni, io sono innamorata delle colonne sonore dei film Disney, soprattutto appunto quando rifanno dei grandi classici. La Bella e la Bestia è stato rifatto 3-4 volte a film e non sempre è stato un successo, ma questo è strapiaciuto, quindi se vi piace il cartone, il genere in generale, ve lo consiglio caldamente. Bellissimi anche i costumi e i trucchi, quindi si becca un bellissimo 9, e qui mi sbilancio. Poi un altro dei miei generi preferiti, cioè la parte un pochino più buia, quindi licantropi, vampiri e tutte queste creature strane. Vedete con quale facilità io passo dalle principesse Disney ai vampiri come se non la fosse, e questo film si chiama Underworld. Ce ne sono tantissimi, ve lo dico, il primo è parecchio 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 vecchiotto, però su Netflix purtroppo trovate soltanto l'ultimo, però l'attrice protagonista è sempre lei, questa è una cosa che stra apprezzo. E l'ultimo film si chiama Blood Wars, stupendi ragazzi, stupendi, io do sicuramente anche qua un 9. Poi abbiamo uno dei miei film preferiti, perché è proprio la frivolezza in film, I Love Shopping. Quanto sto adorando, l'ho già visto 2 volte da quando l'hanno messo su Netflix, e questo racconta tanto perché si aggiunge alle 40 volte in cui l'avevo visto precedentemente. Il titolo è sempre una garanzia. Io tra l'altro ho letto tutti i libri, e ce ne sono un po', e mi dispiace che si siano fermati a fare soltanto un film, davvero vi beccate un pollice in su per questo, però come voto si becca un 9. Poi altro film iconic, Sex and the City. Se non avete mai visto il film, vi consiglio prima di iniziare a vedere tutta la serie, sono un po' di stagioni, ma ve le divorate, soprattutto se vi piace lo spettacolare, i ragazzi, la moda. Queste sono le 3 parole chiave di questa serie barra film. Ce ne sono 3 di film, però su Netflix ce n'è uno solo, 9 anche qua. Poi abbiamo Mamma Mia, qui su Netflix logicamente troviamo il primo, che è assolutamente top favola, wow. È un po' impostato come una sorta di musical, perché è uno di quei film dove magari stanno avendo una conversazione molto normale, ma una certa uno parte a cantare e tu ti chiedi
In che senso? Però ci sta. A Mamma Mia ci sta sempre. In più gli attori sono di un livello estremo, quindi anche qua 9. Finalmente, da qualche giorno, hanno aggiunto un altro dei miei film preferiti. Anche qua, perché comunque ci sono degli attrici barra cantanti. Per citarne due così al volo, Cher e Christina Aguilera, giusto così, due a caso. C'è dell'amore, c'è dell'invidia, c'è dell'amicizia, c'è degli screzzi. Voto, e qui mi strasbilancio, 9,5. Non posso dare 10 perché sarebbe la perfezione assoluta, ma assolutamente ci siamo vicini. Manca proprio un ciuciuinin. Ultimo film. Poi passiamo ai pochi cartoni che ho selezionato. Qua la zampa, che potrebbe sembrare un film per bambini, ma in realtà, ragazzi, è il film per cui io ho pianto più di tutti in tutta la mia vita. È una cosa proprio atroce, soprattutto se avete un animale domestico, un cane in particolar modo, è la fine. Cioè, proprio dovete tipo vedere il film e avere una bottiglia d'acqua vicino per ricaricare e idratare il corpo, altrimenti non sopravvivete. Però bellissimo. Io l'ho visto una volta soltanto e mi è bastata. Voto 8. Ed ora passiamo ai cartoni. Assolutamente in cima alla mia lista c'è Dragon Trainer, uno dei cartoni moderni, quindi dei tempi comunque d'oggi più o meno, di qualche anno fa, meglio fatto che io abbia mai visto, e io ne vedo tantissimi di film barra cartoni. È super completo, a partire dalle grafiche che sono di una cosa sconvolgente. I personaggi, le caratteristiche e le personalità sono brillanti, quindi ve lo consiglio assolutamente, grandi, piccoli, di tutte le età. Voto 9, senza ombra di dubbio. In più ci sono altri due film, c'è il secondo e il terzo che è uscito recentemente, che è bomba, bomba, bomba. Poi abbiamo Coraline e la Porta Magica. Non è troppo recente come cartone, ma secondo me non è neanche troppo un cartone da bimbi, proprio piccoli, 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 perché è molto psicologico, particolare, oserei dire. Ho proprio questo ricordo di averlo visto da più piccola e di essere proprio rimasta, non dico impaurita, ma proprio traumatizzata. Riguardandolo adesso magari capisco molte più cose. È strano, però allo stesso tempo è intrigante, ed è per questo che ve lo consiglio. Voto 7. Poi vi ho messo anche un anime dentro, perché è un genere che mi appassiona tantissimo. Secondo me gli anime giapponesi sono di un romanticismo a dei livelli pazzeschi, cioè la toccano proprio piano come cosa, ed è stupendo. Non sono troppo smielati, vanno dritti al punto, a volte sono un po' misteriosi, affascinanti, e ci piacciono da morire. Se avete qualche anime a tema romanticoso da consigliarmi, scrivetemi tutto qua sotto, ma consigliatemi anche titoli di film e serie che magari vado a spulciare tutto quanto. Comunque, quello che più mi è piaciuto che ho visto, perché poi ce ne sono stati diversi, è Vampire Knight. Unico problema è che non è un film, ma è una serie. Però dettagli, mi sono un po' sbagliata. Quindi Il Cavaliere Vampiro, ragazzi, una roba, ma una roba, così, proprio, sapete, il pacchetto fatto col fiocco perfetto. L'unico problema è che sono, credo, 2 stagioni o una sola. La fine, vi lascia un po' così, però ci potevate arrivare. Voto 9. Poi c'è Nightmare Before Christmas, anche qui iconic, tipo il Grinch da vedere, sapete, in quel periodo natalizio in cui si sta a casa sotto il plaid, cioccolata calda. È un cartone di Tim Burton, il mitico Tim Burton, il mio regista preferito, perché è proprio macabro, ma tutto a modo suo, è favola. Forse questo è uno dei voti più bassi che darò in questo video, 6,5. Perché mi piace tantissimo, ma gli manca quello sprint, quindi posso arrivare proprio 6,5-7. Poi ho messo un altro film Disney, che è Le Follie dell'Imperatore. Anche qui ci sono più film, e l'iconica Yzma e Kronk non potete perdervene assolutamente. Cioè, è tipo super ironico, divertente. Penso uno dei più divertenti della Disney, però, come tutti i film per bambini cartoni, c'è sempre poi quella patina che voi vedete e non vedete, che vi vuole insegnare qualcosa. Voto
7,5. Passiamo all'unica principessa che è rimasta Disney, cioè Rapunzel. Mi strapiace il cartone che ha fatto la Disney, è molto molto bello. Io l'avevo visto qualche tempo fa, una volta sola, l'ho visto recentemente e mi è piaciuto da morire, cioè mi è rimasto proprio impresso. È bello, è diverso dagli altri perché il romanticismo non arriva subito, è una cosa che cresce col tempo, quindi è proprio una cosa realistica, ve la godete proprio. Voto 8. Ultimi due film, questi qua sono di quando io ero più piccolina. Uno è Madagascar. Ho visto che su Netflix ce ne sono diversi, c'è il primo, il secondo, il terzo e i classici per le feste, credo. Non lo so, li sto guardando adesso dallo schermo. C'è anche il Re Julian, insomma, poi hanno fatto vari spin-off tipo pinguini, eccetera, eccetera. Mi ricordo che era stupendo guardare Madagascar, soprattutto il "mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi e allora muovi". Penso sia stata la frase di una vita. Quindi voto generale per la saga, anche qui andiamo da un 7 a un 8. Ultimo, che forse è uno di quelli più vecchiotti che io a malapena mi ricordavo, ed è del 2004, fondamentalmente non è neanche troppo vecchio, però me l'ero quasi scordato e me lo sono riguardato l'altro giorno. Si chiama Shark Tale ed è della DreamWorks, un po' stile Nemo per intenderci, quindi un film animazione ambientato sott'acqua. Io mi ricordavo soltanto la mitica Lola, al tempo la vedevo tutta vamposa, poi con questo effetto acqua, quindi tutto che te se muove. Insomma, è molto carino anche qui per i bimbi, ma anche non per i bimbi. Voto 7,5. Detto ciò ragazzi, il video è finito. Io credo di avervi detto tutto i miei best movies e cartoni nella mia lista. Fatemi sapere qua sotto appunto se avete qualche film cartone da consigliarmi, che sia su Netflix o che non lo sia, poi vediamo un attimo. E fatemi sapere soprattutto se vorreste vedere la parte dove vi consiglio invece le serie TV che potete trovare su Netflix. Quante volte ho detto Netflix in questo video? Non so se avete notato la passione, la verve con cui io ho parlato dei film in questo video, perché è una cosa che mi appassiona tanto tanto tanto. C'è un mondo dietro ed è anche per questo che a me piacerebbe tantissimo lavorare nel mondo del cinema, proprio come makeup artist, non solo come truccatrice normale ma anche effetti speciali. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Detto ciò, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete perché è molto male, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Io vi saluto, vi mando un bacione, ciao. I found a dream that I can see.